Nell'incontro di oggi all'Hotel Bae Salerno abbiamo organizzato un incontro sui principali temi della ritmologia che spaziano dalla problematica delle aritmie congenite che spesso salgono alle luci della ribalta per dei casi eclatanti che si verificano sui campi sportivi, giovani ragazzi che pure etichettati a cuore sano purtroppo decedono, alla problematica vastissima dello scompenso cardiaco che è la vera e propria epidemia del XXI secolo e che proprio grazie alle innovazioni nel campo dei defibrillatori, della terapia di sincronizzazione e della possibilità di seguire il monitoraggio a distanza dei pazienti ha oggi delle nuove possibilità terapeutiche che stanno drammaticamente, per fortuna, migliorando la qualità di vita ma anche e soprattutto la sopravvivenza dei pazienti con scompenso cardiaco. E infine l'ultimo campo di discussione è stato quello della fibrillazione atriale. Anche questa è una patologia in rapidissima crescita a causa dell'innalzamento della vita media dei pazienti e che sta avendo anche in questo caso delle grossissime innovazioni sia in campo farmacologico con l'avvento di nuovi anticoagulanti sia in campo dell'ablazione transcatetere che oggi permette di curare, di risolvere il problema in oltre il 70% dei casi. Questo incontro è stato organizzato dall'equipe di elettrofisiologia della Clinica del Sole di Salerno che è operativa già da un paio d'anni, che proprio su questi, su questi argomenti sta investendo molte risorse e si sta affermando come una delle entità leader nella provincia di Salerno. È un organo che è depositario di tante cose, dai sentimenti al nostro benessere, quindi bisogna fare di tutto per cercare di conservarselo nel modo migliore. Il 7 dicembre all'Hotel Baia per partecipare all'incontro di cardiologia organizzato dall'Associazione Aritmologica Salernitana. Nell'incontro, al quale partecipano degli illustri relatori, tutti salernitani operanti nelle varie realtà cardiologiche di Salerno e provincia, si discuterà di temi riguardanti lo scompenso cardiaco e le aritmie cardiache. Già nella prima parte della mattinata abbiamo affrontato dei temi che riguardavano per esempio le aritmie potenzialmente mortali, anche quelle che possono accadere negli sportivi. Adesso affronteremo tra poco i temi riguardanti lo scompenso cardiaco, che è una patologia che affligge milioni di persone nel mondo e per le quali si stanno prospettando sempre più risorse terapeutiche, anche non semplicemente farmacologiche. Tra l'altro il professore Giuseppe Di Benedetto, nostro cardiochirurgo, ci ha parlato anche della terapia cardiochirurgica dello scompenso, che prevede il posizionamento di apparecchi per l'assistenza circolatoria e può arrivare fino al trapianto cardiaco. Da un drive internazionale a cui noi abbiamo partecipato che era lo Space Drive, che era un studio randomizzato sull'utilizzo della rivascolarizzazione da una parte, terapia medica, rivascolarizzazione e rivascolarizzazione più di modellamento ventricolare. Questo studio ha visto che aggiungendo il rimodellamento ventricolare al bypass riduceva i pazienti per tutte le cause cardiache. E allora, secondo questa affermazione fatta da questo studio, era praticamente in pratica il nostro approccio, ottenevamo niente di più di quanto potevamo ottenere facendo solo la chirurgia della rivascolarizzazione. In realtà quello che è successo è che nei centri in cui c'era esperienza maggiore, ovviamente un malato che era chiaramente aveva un'indicazione chiara al rimodellamento ventricolare non veniva randomizzato, non veniva messo nella randomizzazione, quindi veniva escluso e veniva
direttamente operato con l'intervento di rimodellamento, e i risultati hanno avuto sicuramente una forte connotazione regionale, in quanto la riduzione medica del volume in questo studio era stata solo del 19%, quindi capite bene che non si era avuto questa grande riduzione del volume ventricolare, laddove il volume dei nostri pazienti è risultato essere il 60%. Ecco perché credo che noi, i nostri dati di questo studio, pur uno studio internazionale, pur uno studio fatto in modo estremamente serio. Quando noi parliamo di miocardio vitale, di dimensioni, di rimodellamento, eccetera, dobbiamo considerare anche la presenza di una insufficienza miocardica funzionale. Questi pazienti a cui è associata l'insufficienza miocardica, infatti la sopravvivenza di un anno è di circa il 46%. La insufficienza miocardica, la patogenesi di questa insufficienza miocardica nei casi che questi pazienti è il risultato tra uno squilibrio tra i vettori tensivi, che sono le tendon forces, e i vettori contenitivi, che sono le closing forces, le forze che cercano di far chiudere la valvola. E in realtà la terapia di questa disfunzione viene fatta utilizzando un anello protesico sottodimensionato che permette di ricostruire la geometria valvolare, di ripristinare l'area della linea di coaptazione e di conservare l'apparato sottovalvolare. Vedete questi gli ecografisti in sala sicuramente riconoscono molto bene questi dati, che sono dei dati che ci indicano già preoperatoriamente se l'intervento di riparazione ventrale può avere successo oppure no. In presenza di questi dati dell'area epitendica, della distanza di coaptazione dell'angolo posterolaterale, questi ci dicono che la percentuale di successo di riparazione della valvola 5 mm, il failure della riparazione sarà circa del 90% dei casi, ci sarà questa insufficienza. Con un volume di sotto i 65 mm a diametri, con diametri al di sopra di 80 mm, i pazienti vanno avviati indiscutibilmente al trapianto cardiaco. Quali sono i risultati dell'anoplastica riduttiva? Se la rivascolarizzazione non è possibile, l'anoplastica ovviamente deve considerarsi un intervento palliativo, nel senso che non è un intervento che ne riduce sensibilmente la sintomatologia. Noi abbiamo pensato e applicato una formula di anoplastica utilizzando una pendetella di Gortz, che è una pendetella flessibile utilizzando un anello non completo ma incompleto, ed è un anello che non ha una lunghezza fissa ma ha una lunghezza variabile, perché vedete come la circonferenza dell'anus mitralico è di media di 10 la chirurgia della valvola mitralica. Ma se lo scompenso è uno scompenso realmente terminale, abbiamo due ultime opzioni, che sono quella del trapianto cardiaco o dell'assistenza ventricolare. Il trapianto è ovviamente il trattamento terapeutico di scelta dei pazienti con questo scompenso cardiaco terminale, che non risenta, che si riesce ad effettuare ogni anno, è di circa 340-350 per anno. L'assistenza meccanica invece cardiocircolatoria può essere costituita da una. E un vantaggio enorme di questo tipo di assistenza è che un facile impianto si applica e si toglie solo ancora particolarmente elevato. Quindi, in conclusione, abbiamo visto come i pazienti affetti da insufficienza cardiaca richiedono una combinazione di procedure chirurgiche convenzionali, che sono attuate anche con delle indicazioni estreme, come il bypass, la plastica metallica e la musicoplastica riduttiva. Dentro di pochi minuti il nostro direttore sanitario della Clinica del Sole, a nome del Consiglio Direttivo, vuole portare il saluto della struttura. Poi faremo la pausa. Permettetemi di ringraziare il direttore del corso, il dottore Di Mauro, e gli amici Francesco.
deceduto, lo scompenso cardiaco è una patologia importante, diffusa. Vedete quanti milioni di ce ne sono in Europa. Ci sono dei costi ovviamente per questa patologia e noi sappiamo che nonostante le terapie che ci ha fatto vedere l'autunno basate sulle raccomandazioni delle linee guida, cardiaco rimane inaccettabilmente alto. Vedete questi dati, tra il 1997 e il 2007, questi dati Medicare, ci dicono che il numero di ricoveri è praticamente invariato, si attesta su 1 milione di pazienti all'anno negli Stati Uniti e la cura Anti-Miracle che parlava dei benefici, che dimostrava i benefici della resincronizzazione cardiaca nei pazienti con scompenso cardiaco e da quel tempo dimostrato in associazione con il defibrillatore di migliorare la funzione addirittura anche la struttura cardiaca riducendo l'incidenza dello scompenso, la morbidità, la mortalità in a queste metodiche. Voi sapete che recentemente c'è stato un crescente interesse nella possibilità di introdurre nei sistemi impiantabili, e questo va dal defibrillatore fino al loop recorder, di algoritmi che permettono il telemonitoraggio, cioè la trasmissione a distanza di parametri che sono in grado di consentire una migliore gestione clinica dello scompenso. In linea generale sapete che la metodica del monitoraggio remoto ovviamente sono i costruttori dell'apparecchiatura che poi trasmettono ai centri di controllo che sono gli ospedali, le cliniche eccetera i dati del paziente ed anche i dati dell'apparecchio impiantato. I dati possono essere anche dati fisiologici correlati alle condizioni di compenso emodinamico del paziente.